Namaste, io sono Ace the Brave, bentornati ad un altro episodio di Civ City Roma. In sovrappressione tutti i contatti per avere qualcosa di nuovo sul mio canale, ma passiamo pure al gioco stesso. Siamo alla terza missione dopo Cirene e dopo Mediolanum. Scusate ancora se c'è stato un piccolo errore nell'ordine degli episodi. Passiamo a Saguntum, vediamo cosa ci capita in Spagna. Ave Tribuno, finalmente muoviamo guerra contro Cartagine. Sono a seguito del grande generale Scipione. Ci stiamo spingendo a sud, dove ci imbarcheremo per le coste africane. Tu, invece, sei stato destinato a occuparti delle forze nemiche nei pressi di Sagunto. Sono tempi pericolosi per il nostro esercito. L'avanzata è stata rapida e le nostre linee di rifornimento sono al limite. Scipione teme i pirati africani che minacciano le rotte marittime. Prima di salpare per Cartagine, abbiamo pattuito con loro un pagamento per il passaggio. E sta a te recuperare la somma. Espandi Sagunto e spremila a dovere. Abbiamo urgente bisogno di quel denaro. Bene, bene, bene. La guerra contro Cartagine è in corso. Il nostro obiettivo è semplicemente accumulare 25.000 denari, un po' diverso dal solito. Ci sono un bel po' di cose da fare. Stiamo appunto andando contro Cartagine e Scipione, detto l'africano, è il leader di questa avanzata. Vediamo un po'. Ave governatore, dove dobbiamo collocare il nostro nuovo centro cittadino? Partiamo senza niente, quindi esploriamo un po' la mappa, vediamo un po', ci sono tante vie per poter entrare, qualche albero. Non vedo, c'è un fiumiciattolo qua sopra, perfetto. Da questa parte c'è della pietra. Fatemi cercare se c'era qualcos'altro. Qua ci sono degli scambi eventualmente marittimi, quindi siamo effettivamente qua, utile arrivare fin qua sopra. Vediamo cosa c'è sulla mappa inizialmente. C'è la nostra Sagunto e abbiamo un campo verso Cartagine, che è questo. Cartagine è nell'odierna Tunisia, e quindi l'estensione di Cartagine è attraverso il sud della Spagna, praticamente in questa posizione. Cartagine è qua, quindi immaginatevi che arrivano da questa parte e fanno il giro, anche se molto via mare hanno fatto nel corso della storia. Abbiamo un acquisto con Toletum, che se non sbaglio potrebbe essere Toledo, che può acquistare ferro e legna. Questa è la nostra Sagunto, in italiano credo sia ancora presente oggi. Mentre qua sopra abbiamo Narbona, che se non sbaglio esiste ancora. Sicuramente esiste la Narbonesia, che è una regione un po' più spostata rispetto a qua. Però facciamo anche un po' di informazione così. E questa ci può vendere delle toghe. Togo. Vediamo cosa possiamo fare. Allora, non ci sono collegamenti marittimi, se non sbaglio, perché questo è un collegamento tratta commerciale e questo è un collegamento tratta commerciale, ma dovrebbe essere con la strada, via terra e via terra, mi sembra di sì. Quindi non abbiamo bisogno di porti e quindi possiamo partire magari da qua sopra. Vediamo che cosa abbiamo a disposizione. Abbiamo a disposizione i ponti. Ok, non, sì, abbiamo l'allevamento di capre e anche il molo da pesca, quindi eventualmente possiamo fare uno e l'altro. Abbiamo la sartoria patrizia, un paio di cose nuove. Qui abbiamo il fabbricante di giavellotti, quindi potremmo fare anche i veliti e vediamo un po' di arrivarci. Allora, intanto vediamo, abbiamo del ferro? Ah, ecco cos'è che manca in questa regione, manca il ferro. Ferro che dobbiamo per forza acquistare, quindi da qua. Dobbiamo acquistare da qua in continuazione. Ok, e quindi dobbiamo cercare di fare un bel po' di cosine. Allora, partiamo con il nostro centro cittadino che andiamo a mettere qua sopra. Governatore, in città stanno giungendo nuovi abitanti. Vediamo se funziona, vediamo di metterci le stradine come al solito. Quanti soldi abbiamo? Abbiamo 7.000, quindi posso già pensare di fare l'acquedotto, tipo immediatamente. E mettiamoci la cisterna. Mettiamola qua. Ok, così abbiamo già la cisterna per tutti quanti. E cominciamo a pensare di fare il primo centro, che può essere tranquillamente qua. Allora, magazzino, granaio, le strade intorno. Questa è una tecnica
forse quella più efficace con cui fare queste cose. A meno che cerco di sfruttare al 100% tutto quello che possiamo fare. E non abbiamo ancora cittadini? No, abbiamo semplicemente un cittadino là. Vediamo di farne un po'. Potrebbe essere inizialmente quello l'allevamento di capre che andiamo a mettere qua dietro. Il ratto delle Sabine. Quella è stata davvero una macchia nella nostra E storia. facciamo due macellerie, una da questa parte e una da questa parte. Ok, tu puoi andare a vivere Questa città è una fogna. qua. Adesso Dovremmo tenere più in conto l'estetica. vedremo di fare tutto quanto. Archimede. Quello sì è ave Cominciamo con le governativa. Qual è ricerche. la prossima ricerca da effettuare? E potrei fare un po' di raccolta di pietra anche, così quasi. Facciamone pure due. Cava di pietra, le facciamo. Ce la facciamo metterla tipo qua? Governatore, questa cava è piuttosto distante dalla pietra. Lo so che è piuttosto distante, ma non possiamo fare altrimenti per adesso. Mettiamo ad abitare Non questi. sopporto questa nuova moda di bere il vino puro. Lo preferisco di gran lunga col miele. Vino col miele, la nuova moda di bere il Secondo me vino questa puro. città dovrebbe offrire più occasioni di svago. Ok, e tu hai bisogno di una casa. Perfetto, Questa città è una fogna. Dovremmo tenere più in conto l'estetica. vediamo di andare a costruire quelli che sono gli scambi commerciali. Eccoli qua, facciamo un mercato degli scambi, lo facciamo abbastanza lontano. Facciamolo pure. Qua sopra non ci sta, no, allora lo mettiamo qua dietro. Ok, così possiamo tirare questa strada. Facciamo così, così e così. Così e così. E tu puoi cliccare, però prima devo fare lo scambio commerciale con Toledo. Possiamo anche creare una strada. Quanto costa? Costo per la costruzione della strada 272. Vai, subito. Ok, adesso possiamo acquistare il ferro. Quindi premi, compra È stato scoperto 25 di l'alfabeto. ferro, quindi cominciamo. Vediamo da che parte bisogna uscire dalla città. Credo sia qua in fondo. Adesso vediamo dove Ave c'è questa governatore, cosa. qual è la prossima ricerca da effettuare? Allora, stanno andando di là. Quindi per uscire dalla città dov'è la bandierina? Non trovo. Qua sopra è la bandierina. Ok. Quindi bisogna fare tutto questo giro. Scusate per il piccolo inconveniente. Ma sì, bisogna fare per forza quel giro là. Quindi devo costruire tutta una strada lungo questa via. Adesso vedremo di farla con calmina. Importante che si possa fare. Magari mettiamo un magazzino qua dietro, che possa servire. E vedremo di produrre anche i forti e tutto quanto in modo da avere una buona difesa. E intanto qua sta arrivando la carne, quindi siamo a posto. Vediamo di fare anche dei sarti, quindi abbiamo bisogno del lino. Lino lo andiamo a mettere qua dietro, appena riusciamo a farlo stare. È in una posizione particolare, ma dovrebbe essere abbastanza a posto. Credo che l'imperatore debba disfarsi di quei vecchi arroganti del Senato. Questo qua e Ma guarda che bella questo giornata oggi. qua e mettiamo le due sartorie. Possiamo fare eventualmente già la sartoria patrizia, perché Mio tanto fratello si è possiamo imbarcato in una farlo e fogna. cominciare a vendere L'anno scorso qualcosa. ha oltrepassato Tingi e non è più tornato. Ave governatore, qual è la prossima ricerca da effettuare? Ok, diciamo che qua va bene, questi stanno uscendo, quindi vanno a comprare. C'è tutta una strada da fare qua, adesso vedremo di organizzarci per farlo apposta. Qua togliamo l'entrata di queste e anche delle armi, così quasi. Facciamo il magazzino senza le armi. Ops. Via, non questo, ma questo. E qua facciamo il magazzino al contrario, quindi niente tranne armi. Anzi, pietra la teniamo. Governatore, il cibo nei nostri granai scarseggia pericolosamente. Ok, tiriamo via queste. Controlliamo bene, perfetto. E qua togliamo la pietra anche. In modo che non abbiamo pietra in mezzo alle balle. E dovremmo essere a posto. Questi. Governatore,
I granai cittadini sono vuoti. Adesso vedremo anche di fare le ricerche per avere più granai e più di tutto. Bene, bene, bene. Altre cose, forse sarebbe il caso già di fare un forte. Vediamo di fare piuttosto qui un forte che andiamo a costruire nella parte alta della città, potrebbe essere qui. Lo È stata scoperta l'educazione secondaria. facciamo qua. Ok, il nostro primo forte. E qua mettiamo la produzione di quello che ci serve. Quindi abbiamo bisogno di... Vediamo anche quanto costano. Fabbricante di giavellotti. Possiamo metterlo qua. Governatore, il fabbricante di giavellotti armerà i nostri veliti, ma necessita di una fornitura di legname per iniziare la produzione. Ah, c'è anche bisogno di legna. Ok. Allora facciamo anche Governatore, la il legna. Questo cibo nei nostri... Ave, governatore, facciamo qual è la prossima allevamento. ricerca da effettuare? Facciamo uno spadaio. Governatore, questo armaiolo ha bisogno di ferro per forgiare le armi dei nostri legionari. Questo lo mettiamo qua, È stato Romolo o Remo a questo fondare lo la mettiamo capitale? qua Non e me lo ricordo mai. facciamo, appena le trovo, segheria, ne facciamo due qua. Ok, no, togliamolo un attimo da qua, vediamo se ci sta da un'altra parte, tipo una qui e una qui sopra. Governatore, hai collocato questa segheria piuttosto lontano dagli alberi. Governatore, ci resta pochissimo denaro. Abbiamo pochissimo denaro, ma adesso dovrebbe arrivare. Il mio vicino si è fatto fare un bel pavimento in terra battuta. Il gatto dei miei vicini è morto da poco. I nostri Ok, mercanti hanno acquistato scorte vitali in una città e... lontana. Ottimo che sta arrivando anche il... Sia la legna, anche la legna facciamo... la legna possiamo ottenerla sia da una parte che È dall'altra, quindi stato qua scoperto togliamo l'allevamento. l'entrata di legna, la mettiamo come entrata. Ave, Continuiamo governatore, a qual è la prossima fare ricerca da effettuare? produzione Fondi agricola. insufficienti per È iniziare la vero, non ricerca. abbiamo fondi sufficienti perché abbiamo speso un sacco. Vediamo subito se effettivamente ci basta la busta paga, credo proprio di sì. Quindi aspettiamo un attimo, che prestiti abbiamo? Abbiamo due prestiti a 2000 che non sono granché. Quindi, tra l'altro abbiamo, aspetta, l'entrata di scambi commerciali è 180, quindi 180 più 2,67 fa 4,47, 4,49, quindi guadagniamo Governatore, proprio ci resta pochissimo pochissimo, denaro. pochissimo denaro. Case, ancora case? A chi non è che, Che a chi non ho dato vergogna. la casa? Ah, loro. Gli dèi soffrono di certo per la nostra mancanza di rispetto nei loro confronti. Questa E a chi manca la casa? città è una fogna. Dovremmo tenere più in conto l'estetica. Ce la facciamo tracciare questa strada? Sì. Ottimo. Abbiamo già il nostro primo centro. Vediamo di velocizzare un po' le cose in modo che cominciamo ad avere un pochino più di entrate anche. Qui possiamo fare così, forse. Qua sta arrivando la legna, come potete vedere, e dovrebbe bastare il giavellotto oppure serve anche del legno, del Governatore, il ferro. cibo nei nostri granai scarseggia pericolosamente. Governatore, i granai cittadini sono vuoti. Adesso dovrebbe rimpinguarsi il granaio. Ave, governatore, qual è la prossima ricerca da effettuare? L'agricoltura. Governatore, ci resta pochissimo denaro. Vediamo se ce la facciamo oppure dobbiamo chiedere il prestito. Qui abbiamo produzione di toghe? Non ancora, nel senso che stanno arrivando. I miei mercanti dove sono? Sono ancora per strada? No, sarebbero già arrivati. Ah, eccoli qua. Mercanti che hanno tipo È stata scoperta 25 l'agricoltura. unità di... Il bello è che ci sono 25 unità di ferro e ci sono 4 muli e solo il primo c'ha la roba, quindi immaginatevi voi che peso c'è su quel mulo. Ave, governatore, qual è la prossima ricerca da effettuare? Aumentiamo la nostra produzione agricola tantissimo. Qua c'è sicuramente da tracciare una strada, prima o poi. Comunque arrivano e vedete quanto veloci sono invece sulle strade. E abbiamo il nostro ferro. Ferro che verrà... Stai andando a consegnare il ferro? Ah, eccolo qua. Solo tre?
forse è già stato preso da loro. Comunque questo è il giavellottista. Lo È stato scoperto vediamo l'arco. che fa i giavellotti, come potete vedere. E li mette subito qua fuori. Siamo dentro o fuori la casa? Fuori! Quindi questo si può anche capire più facilmente che cos'è. E in teoria nel momento... Tornate pure dentro, ragazzi, per adesso. Qui cos'è? Dello sporco. Ok. Vediamo di Avevo ragione. Qual è fare la prossima tessitura. ricerca da effettuare? Ok, prendiamo anche uno di questi, lo mettiamo a pulire e lo mettiamo qua sopra. Ok, Le strade mi portano praticamente ovunque. È fantastico! qui possiamo tracciare questa strada. Eventualmente. Sì. Ottimo. Alla fine, buttando a caso, è venuto fuori giusto giusto. Comincio a prendere occhio sulle misure anche, molto bene. Possiamo pensare eventualmente alla viticoltura. Ah, scusate, all'olivo. Olivocultura. Oddio, come cavolo si dice? Vabbè. Un Olivocultura, messaggio forse. da Attila l'Unno. Morirete tutti. È stata scoperta la tessitura. Attila l'Unno, mio La Dio. felicità degli abitanti è in calo. Solo Così anche facciamo oggi. Ave governatore, più qual è la prossima irrigazione ricerca da effettuare? e ci mettiamo due frantoi. Uno. Governatore, sono stati avvistati dei nemici dell'impero. Si dirigono verso la nostra città. Arrivano i nemici Ma guarda dell'impero. che bella giornata. Speriamo di avere Governatore, ci resta pochissimo abbastanza denaro. cose a disposizione. Magari cambiamo questo in velita. Abbiamo pochissimo denaro e adesso abbiamo bisogno di avere un po' di. Intanto sta arrivando questo. Piccola armata si dirige verso la città di Cartaginesi. Arriverà prima questo, forse. Facciamo Ave ricerca. Aumentiamo governatore, qual è la prossima ricerca da la effettuare? reddita fiscale così ce l'abbiamo al massimo. E qua intanto dobbiamo sperare di avere i veliti belli funzionanti. Qui dovremmo riuscire ad arrivare alle dimore piccole, però appunto la cosa importante è riuscire... facciamo... No, stiamo qua. La cosa importante è semplicemente accumulare denaro e resistere il più Governatore, i possibile. nemici sono arrivati in città. Ok, dove sono? Sono arrivati da qua. Ok, non sono neanche tanti per fortuna. Quindi mettiamoci pure qua. Uscite tutti. Stanno arrivando. La felicità degli abitanti è in crescita. Questo vola. Tanto stanno arrivando ogni tanto delle unità perché comunque servono. Eccoli che arrivano. Siamo quattro gatti contro quelli. Speriamo bastino. Ai veliti attaccano da lontano, perfetto. È stata scoperta la matematica. Governatore, sono stati Di avvistati dei già! nemici dell'impero. Si dirigono verso la nostra città. Io non ho più nessuno con cui fronteggiare questa ondata. Attaccate, ragazzi! Attaccate, attaccate. Si fa fatica tantissimo. Qua sostituiamo. Non posso più piazzarla qua, vabbè. Dai che forse ce la facciamo.
Attaccalo. Ok. Uno ce l'abbiamo fatta, adesso dobbiamo ricaricarci il più in fretta possibile. Qui abbiamo bisogno del nostro uliveto, eccolo, adesso l'ho ripiazzato. Dobbiamo sperare che venga prodotta più legna, sostanzialmente. Più giavellotti e più legna. Quindi forse abbiamo bisogno anche di più È spadai e stata cose del scoperta la genere. fabbricazione di utensili. Facciamo un altro fabbricante di giavellotti. E un altro spadaio. È arrivato un po' di ferro, sì. Facciamo un altro spadaio. L'assedio di Troia. Ma è una favola. Se non sbaglio c'è qualcuno che ha bisogno di una casa, sì. Mio fratello si è imbarcato con la flotta. L'anno scorso ha oltrepassato Tingi e non è più tornato. Ok, chi ha bisogno di una casa? Tanto stanno arrivando altre truppe, speriamo di resistere anche a quelle. Vergogna. Gli dei soffrono di certo per la nostra mancanza di rispetto nei loro confronti. Governatore. Eccoli che sono arrivati, mi sa. Ho sentito che i barbari sono alle porte. Che Marte ci protegga. E qua facciamo così. Sarà dura, resistere. Vediamo dove sono. Urca. Urca, 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 sono tantissimi. Io ho solo tre persone. Ave, E governatore. andiamo un attimo Qual è sulle la prossima ricerche. ricerca Proviamo a conflittuale? trovare quella che mi serviva. Era questa. I soldati che ricevono un Ricerca aumento. iniziata. Quindi vediamo di fare così. Ok, proviamo a fare anche un altro forte. Ci sta un forte qua dietro? Mettiamolo qua. Governatore, ci resta pochissimo denaro. Ok, andiamo di prendere su tutti. Ok, ah, sono qua. Forza! Attaccate di brutto. I nemici attaccano le nostre strutture. Sarà durissima sta battaglia, ma ce la possiamo provare. Ci possiamo provare. Continuate ad attaccare tipo senza mai sosta, potreste farcela. È stata scoperta l'estrazione mineraria. Che io continuo a mandare truppe in questa direzione sperando bene. C'è un massacro continuo. Prima o poi dovremmo farcela. Vediamo di fare che cosa. Qui quante spade ho? Ne ho un po', dai. Ho un sacco di legna, quindi facciamo tipo giavellotti, ne facciamo uno, due e tre. Governatore, ci resta pochissimo denaro. Li mettiamo qui. Il mio vicino si è fatto fare un bel pavimento in terra. Ok, dovremmo avere forse un po' più di veliti. Vediamo cosa riusciamo a fare. Pian piano stanno morendo, per fortuna. Ok, È stata scoperta la lavorazione del bronzo. finché sta fermo là. Per mezzo secondo ce la fa. Per
Però adesso che stavo pensando un attimo, riusciamo a prenderle tutte? No. Se io facessi una cosa così, fermiamoci lì un attimo. Tipo qua. Ah no, così si riattivano. Aiuto! Ho avuto la cattiva idea di cambiare le cose. Arg! Uccideteli tutti! Forza, forza, forza. E adesso tutti là. Ce la farò a sopravvivere? Ave, governatore. Qual è la prossima ricerca da effettuare? Tanto qua mi hanno distrutto anche questo, ma adesso vedremo. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, evviva. Ok, siamo sopravvissuti e vediamo di rifare la piantagione di lino e rifare l'uliveto. Probabilmente avrò bisogno di un sacco di case. Le strade mi portano praticamente ovunque. È fantastico. Sì, è fantastico, vediamo. Chi ha bisogno di una casa, ragazzi? Come mai è il Senato a prendere tutte le decisioni importanti da queste parti? Bella domanda. Facciamo così. Il Facciamo mio vicino si è fatto così. fare un bel pavimento in terra battuta. Qua facciamo una piccola cosa che è fare un altro magazzino e un altro granaio. Così abbiamo a disposizione anche per loro. Ok, adesso abbiamo bisogno di tante, 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 tante legioni. E riuscire a sopravvivere, perché continueranno a attaccarci sempre. Qui abbiamo del ferro. Non ancora tanto, anzi zero in realtà. Quindi forse possiamo fare compra 100. Se non ci costa troppo. E torniamo sulla velocità giusta. Qui facciamo così, 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 così e rimettiamo le case là dove ci andavano. È No, stata allora scoperta la lavorazione del piombo. devo fare così, prenderli e metterli, perché c'è il solito Attento alle bug. Indi di marzo, gli disse mio padre. Quindi prendiamoli Le pure. strade mi portano praticamente ovunque. È fantastico. Non ho un'opinione altissima di questa città. Le Ma l'avrai tra poco. strade cittadine sono lerce. Sentirebbero altri. Che vergogna. Gli dèi soffrono di certo per la nostra mancanza di rispetto nei loro confronti. Mettiamo un altro nel turbino. Governatore, sono stati avvistati dei nemici dell'impero. Si dirigono verso la nostra città. Oh, bene, bene, bene. Altri nemici dell'impero. Dobbiamo sistemare il terreno per collocare questa struttura. Abbiamo finalmente 9 almeno. Quindi pian piano dovremmo riuscire a andare sempre meglio. Qui abbiamo bisogno, tra l'altro, di una falegnameria che andiamo a mettere. Sarebbe utile metterla tipo qua, quindi proviamo a fare così, togliamo questa strada. In teoria qua ci sta la falegnameria. No. Verticale così? No. Ok, quindi come non detto. Qua ci tocca fare così. La falegnameria la possiamo mettere dove? Per forza qua? Vabbè, mettiamola qua. Hai visto in che condizioni sono le nostre strade? Sono coperte di rifiuti. Ave, Ma stai governatore, qual è tranquillo. la prossima ricerca da La effettuare? produzione di pietra, silice e moneta. Ricerca Ok. iniziata. E facciamo un tempio. Tempio di Mercurio che andiamo a mettere qui. La mia pelle si sta facendo bronzea. Che orrore! Orrore, si chiama abbronzatura. Ok. Così almeno dovremmo essere a posto. E l'altra cosa da sviluppare è il pane, ok. Quindi per adesso non possiamo farlo. Stanno arrivando? Sono ancora lungo la strada. Come siamo come guarnigione? Non messi benissimo, però stiamo migliorando.
qui possiamo fare così un attimo, prendiamo oltre i 20, in modo che portiamo la legna un po' più vicina. E così dovremmo avere più veliti. Ecco i nemici che sono arrivati, vengono sempre da là, sì, da qua sotto. Vediamo di aspettarli. E li aspettiamo qui. Gli corriamo proprio incontro. State uscendo tutti? Più o meno. Forza ragazzi, all'attacco! Forza, forza, forza! Siamo messi benissimo ancora, eh? Però intanto gli elefanti sono morti. Dai, dovremmo farcela. Ottimo! Torniamo pure indietro e adesso vediamo di andare avanti con la nostra produzione. Ok. Ave governatore, qual è la prossima ricerca da effettuare? Abbiamo già un pochino più di. Posso fare ancora forti? Vedete che non posso più fare forti? 3 è il numero massimo. Ok, adesso ci manca da sviluppare ancora di più la città, avere più soldini. Anche se effettivamente basterebbe questo. Tu cosa stai cercando di fare? Stai cercando di consegnare merci di qua? Ok. Governatore, ci resta pochissimo denaro. Ci resta molto poco denaro perché ho comprato tipo l'impossibile. 4320 di scambio commerciale, oddio. Ferma. Compra 25. Tanto qui dovremmo avere già un po' più di veliti avendo tutta questa roba vicino. Ci attaccano ancora? Per adesso no. Ops. Ok, questi stanno tornando indietro con 72 di ferro. Bene, 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 bene. Qua sta funzionando, perfetto. Per fare produzione di grano ho bisogno della piantagione. Qui possiamo mettere una taverna. Purtroppo non ci stai qua, saresti stata perfetta. Possiamo metterla qua. Le Il strade taverniere portano lo praticamente mettiamo ovunque. sopra. Perfetto. Fantastico. E abbiamo bisogno della produzione di grano. Quindi vediamo di fare una piantagione di grano. Che facciamo qui. Ho sentito. Gli elefanti cartaginesi hanno inflitto gravi perdite alle nostre truppe nel nord Italia. Anche qua in Spagna non è che sia tanto Questa male, città è una fogna. Dovremmo tenere più in conto l'estetica. eh. Ok, facciamo i forni. Quindi forno 1 Questo e forno ha forno bisogno di 2. farina proveniente da un mulino o da un magazzino per fornire pane alla cittadinanza. Dobbiamo sistemare il terreno per collocare questa struttura. Ok. Questa città è una fogna. Dovremmo tenere più in conto E abbiamo l'estetica. bisogno del mulino che andiamo a mettere qua vicino perché tanto il magazzino è qua, quindi basterebbe avere il mulino qui. Questa città è davvero orripilante. Ok, qua tiriamo la strada. Questa strada c'è già? No. E tu A Roma vai a ci sono abitare 6 colli o qua. 7?
Ok, così dovremmo essere a posto anche per quanto riguarda il prossimo governatore, pezzo. qual è la prossima ricerca da effettuare? Incremento profitti commerciali. Vorrei quello che mi fa costare di meno gli scambi, questo. Tratte commerciali costano meno. Ricerca Vai. iniziata. Governatore, sono stati avvistati dei nemici dell'impero. Si dirigono verso la nostra città. Ok, stanno per arrivare, vediamo di fare ancora che cosa. Qua intanto siamo a 25, bene. Ci stiamo attrezzando, devo dire. Abbiamo 64 di ferro, quindi veramente tanto. E abbiamo bisogno di più spadai, forse. Questi li tiriamo fuori. Vediamo di metterli in posizione. E fatemi pensare che cosa ci serve ancora. È stata scoperta l'esplorazione. Come abitanti siamo giusti. Sto pensando se serve ancora qualcosa. Ah, giusto, un po' più di soldi. Voi potete mettervi tipo informazioni diverse? Cambia formazione. Che differenza c'è tra questa? Ah, credo sia offensiva e difensiva. La nostra legione è ben messa. Se avessi qualche legionario in più sarebbe anche utile, però può anche andare bene così per adesso. Facciamo qualche spadaio in più. Facciamo uno spadaio in più qua e uno spadaio in più qua. Ho sentito che la moglie dell'imperatore ha appena iniziato a dipingere. Che mettiamo ad abitare qui e Ave, governatore. qui vada per qua. Adesso abbiamo veramente un bel guadagno, quindi molto bene. 4200 di entrata adesso. Governatore, i nemici sono arrivati in città. Vi sto aspettando. Urca! Quanti siete? Speriamo di reggere. Questi fanno il giro largo. È stata scoperta la meridiana. Forza ragazzi! Che macello! Forza, forza, forza! Alcune delle una intera legione è stata distrutta. Ok, ho delle persone in Governatore, casa? i No, granai cittadini sono vuoti. questa era l'altra legione. Continuate ad attaccare, ragazzi. Ok, qua sono quasi morto. Morto, questo manca. Morto. Ok, mancano due legioni di elefanti che sono qua. Ok, questa se ne sta aspettare. Ah no, sta sparando. È stata scoperta l'astronomia. Ok, mi sa che dovrò fare tipo altri 80.000 spadai e cose del genere. E già velottisti.
Quindi intanto che di là va, dovremmo essere abbastanza a posto. Vediamo di fare altri gioiellotti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Facciamo questi 9 gioiellottisti. Tutti E si li mettiamo ad lamentano, salvo che non abitare c'è niente da fare. qui. Questa città è davvero orripilante. Qui facciamo un altro quartiere ancora. Quindi tiriamo questa strada dritta. Questa strada dritta. Perfetto. Abbiamo sconfitto il nemico. Tornate pure in casa. Adesso vediamo di dare le case a tutti quanti in modo da avere miliardi di Il mio gioiellotti. vicino si è fatto fare un bel pavimento in terra battuta. Dovremmo essere a posto. Come mai è il Senato a prendere tutte le decisioni importanti da queste parti? Guardati dei greci anche se recano doni, diceva mia madre. Ok, Dicono che nella vecchia tac Pompei il monte Vesuvio fumi di nuovo. Il tac. ratto delle Sabine. Quella è stata davvero una macchia nella nostra storia. Governatore, il cibo nei nostri granai scarseggia. Le strade cittadine sono lerce. Servirebbero altre in netto. A Tac. Roma ci sono sei colli o sette? Governatore, i granai cittadini sono vuoti. Abbiamo bisogno di più produzione di carne, sì. Facciamo un altro allevamento di capre, lo facciamo qua sotto. Ci sta facilmente? No. Lo facciamo così. Dobbiamo sistemare il terreno per collocare questa struttura. È stato Romolo o Remo a fondare la capitale? Non me lo ricordo mai. Facciamo così. E qui è già pieno, quindi togliamo un attimo questo, lo mettiamo qua e togliamo questo e lo mettiamo qui e qua ci aggiungiamo un paio di La felicità macellerie. degli abitanti è in calo. I medici sono dei ladri. Bisognerebbe avere fede negli dèi, non nella medicina. Eh già. Ho saputo che hanno catturato dei selvaggi dalla Britannia. Nudi. Ave, Ok, governatore. Qual è la prossima andiamo ricerca avanti da con che effettuare? cosa? Con la richiesta di acqua, la produzione di legna. Ricerca è iniziata. Governatore, il cibo nei nostri granai scarseggia pericolosamente. Così abbiamo un po' di questa, ma soprattutto abbiamo giavellottissimi, come stavo per dire. E adesso si tratta solo di accumulare tanti soldini e cercare di difenderci come stiamo facendo fino adesso. Questi intanto vanno a dormire, come vedete questi sono veliti e questi sono legionari. Governatore, i granai cittadini sono vuoti. E adesso li riempiamo. È stata scoperta la silvicoltura. Ave, Facciamo governatore, qual è la prossima ricerca da il effettuare? vino, produzione di pietra, produzione del falegname, incremento dei profitti commerciali, cottura di forni. No, facciamo ricerche un po' a caso allora, facciamo il calcestruzzo. Ricerca è iniziata. Ok, qui abbiamo questo, manca solo l'acqua. Possiamo mettere anche magari quasi quasi nel bagno pubblico da qualche parte. Non riusciamo a farlo stare da nessuna parte, però mi sa. Se non qui, quindi proviamo a spostare un po' di Governatore, il case. cibo nei nostri granai scarseggia pericolosamente. Governatore, i granai cittadini sono vuoti. Starebbe qua, quindi proviamo a spostare questa casa. No, è troppo distante da qua. Fare il bagno pubblico potrei farlo o qui oppure proprio qua. Però dovrei spostare quattro case. È stata scoperta l'ingegneria. No, troppo lontano.
sta qua forse. Mi sa proprio di no. Se no li metto qua sopra. È stata scoperta la muratura. Ok, e questo lo mettiamo ad abitare. Potrebbe offrire più occasione di sfarlo. Qua dietro, sì. Con una casa sollevata, come tra l'altro potete vedere. E questi dovrebbero essere in grado di arrivare fin là? No, però forse tra poco dovrebbero riuscirci. Magari ci mettono un po' di più. Qui tra l'altro manca una strada. Qui. Governatore, sono stati avvistati dei nemici dell'impero. Si dirigono verso la nostra città. Arrivano, ma noi dovremmo essere abbastanza pronti ad attenderli. Oh, adesso cominciamo a ragionare. 25, 25, 25. E la seconda legione che si sta facendo. Andiamo di prepararci mettendoci qua. Tra l'altro siamo lì lì per completare la missione, quindi magari nel mentre di questa battaglia facciamo, finiamo la missione. Veramente siamo lì, eh. Dobbiamo fare 25.000, quindi ci siamo quasi. Governatore, i nemici sono arrivati in città. Ci manca 500 e i nemici sono... Oddio, quanti sono? Vai. Qual è la prossima ricerca da effettuare? Siamo pronti? Siamo pronti. Sì! Ce l'abbiamo fatta a finirla la missione prima dell'attacco, quindi andiamo pure alla prossima. Scipione ha dato a Roma una grande vittoria, Zana. Cartagine è finita. Il tuo contributo non sarà dimenticato. Lascia Sagunto alle autorità civili, l'hanno già addocchiata. Ci vediamo a Roma. Ci vediamo a Roma, ma prima abbiamo un'altra missione dall'altra parte dell'Europa, precisamente in Egitto, a Pelusium, sul delta del Nilo, e sarà la missione del prossimo episodio di questo Let's Play SimCity Roma. Grazie ancora della visione, avete tutti i contatti qua per seguirmi, oltre che al canale YouTube. Io sono Ace the Brave, Namaste and be brave!